Accettabile sentire Giorgia Meloni parlare di fisco amico quando nell'ultima legge di bilancio ha alzato le tasse a tutto e tutti, sulla casa, sui giovani, sulle donne, non solo, con una mano ha protetto le banche non tassando gli extra profitti bancari, con l'altra ha tagliato sulla sanità pubblica, quella stessa sanità su cui questo governo ha speso solo il 3,7% del PNRR, che sono i soldi ottenuti da Conte in Europa. Insomma, festeggiano su nulla, mentre purtroppo in Italia i cittadini non riescono a curarsi. Onorevole, sulla Basilicata col PD avete trovato l'accordo, manca Calenda, lo recupererete? Guardi, noi abbiamo individuato un professionista serio che arriva dal mondo della sanità, che è apprezzato, che è il mondo della società civile, quindi rappresenta gli interessi sani di quel territorio. Calenda ogni giorno cambia idea e peraltro insegue quelli che sono interessi elettorali, non certamente un percorso serio e credibile come quello che abbiamo fatto, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada. La critica è quella che avete trovato senza di loro, critica nel metodo di avere trovato senza di loro l'accordo. Ma guardi, un giorno Calenda si sveglia e guarda a destra, il giorno dopo guarda a sinistra. Che sia anche solo indeciso se appoggiare uno o l'altro, francamente rende l'idea di quanto sia credibile.